Accettare che un uomo sia disponibile solo quando vuole lui, per te è veramente il bacio della morte della seduzione. Perché non riuscirai a sedurre nessuno. E quando un uomo è disponibile soltanto, diciamo, quando lo decide, vuol dire che non è mai disponibile per te. Perché la disponibilità richiederebbe che e lui ti dia la sua presenza quando tu lo vuoi. Quindi si confonde, ah, ma ogni tanto ci vediamo, ma quando vi vedete? Quando decide lui. Allora non è che ogni tanto vi vedete, voi non vi vedete mai, e questo devi tenerlo presente, non vi vedete mai. Cioè vi vedete, ma quando vuole lui, quindi lui non è mai disponibile nei tuoi confronti, perché quando non ha niente di meglio da fare, quando diciamo gli va, quando magari vuole svuotarsi, e allora viene da te fondamentalmente. Quindi devi prendere dei provvedimenti. Intanto al 99% durante il periodo del flirt e della seduzione le cose saranno sicuramente andate diversamente. Perché è quasi certo che durante il periodo del flirt e della seduzione lui la sua disponibilità te l'avrà data. Non quando voleva lui, ma quando volevi tu. Poi però che cosa è successo? È successo che tu ti sei innamorato. E quando ti innamori, perdi il controllo delle emozioni. Quando ti innamori dai tutto troppo in fretta senza darti il tempo di mettere in atto dei meccanismi di difesa, delle barriere per evitare di soffrire. Quando un uomo capisce che una donna è acquisita perché è innamorata e capisce che ha il controllo su di lei, nel senso che ogni volta che la cerca, lei è comunque disponibile, non è necessario che sia un narcisista per diciamo manipolarti, perché ti automanipoli da sola. Quindi purtroppo ti metti in condizione che un narcisista farà di te polpette, ma anche se questa persona non è narcisista, comunque in qualche modo ti tratterà come uno scarto, ti tratterà come come dire una persona, non dico inutile perché per carità, ma una persona di basso valore. E alcuni uomini hanno paura dell'impegno, diciamo così, e quindi utilizzano i sentimenti del partner per mantenere il controllo della relazione, trovando delle scuse, fingendo di aver bisogno di libertà, dicendoti che hanno impegni, ma in realtà è semplicemente che tu non sei la sua priorità. Ora, come fare per invertire la tendenza, come fare per trasformare la notte in giorno? L'elemento principale, diciamo, che devi tenere presente è che devi distinguerti dalle altre donne, cioè e renderti conto che l'unico modo per poter ottenere dei risultati con questa persona è quello di essere tu a somministrargli l'assenza. Quindi mentalmente devi darlo per perso. Non devi assolutamente pensare che questa persona si possa essere disponibile nei tuoi confronti. Questo non devi assolutamente pensarlo. Devi darlo per perso e viverti dentro la perdita, l'immagine della perdita, e iniziare a concentrarti su di te. E quindi in questo modo inizierai a toglierlo dal piedistallo. Perché diciamo la verità, sei tu che l'hai messo sul piedistallo, sei tu che gli hai dato, diciamo, tutto quello che lui ha voluto. Non è stato estorto, sei tu che gliel'hai dato. E quindi a questo punto devi imparare a toglierlo. Non è così complicato, ma lo sviluppo personale, la crescita personale, deve consentirti di cambiare abitudine attraverso degli atti di coraggio.
E quindi devi viverti una sfida con te stessa, dare valore a te stessa, dare valore alla tua dignità, renderti conto che solo dando valore alla tua dignità potrai ottenere queste situazioni, potrai ottenere il ribaltamento delle situazioni. Devi imparare a padroneggiare le sue emozioni. Conoscere la psicologia maschile, capire che gli uomini si agganciano più sul desiderio che sul possesso, capire che gli uomini si agganciano proprio con quella donna che non gli dà disponibilità. Questo è un punto fondamentale, perché se tu non impari questo, non riuscirai a ottenere nessun risultato. E quindi devi iniziare da quando lui ti cercherà. Quando lui ti cercherà, gli dirai che non ci sei, perché è già un appuntamento, è già un impegno. E poi ti farai vedere più bella, inizierai a creare nuove situazioni, inizierai a creare nuove possibilità. Soltanto in questo modo lui, ti posso garantire, inizierà a innamorarsi di te. Soltanto in questo modo posso garantirti, lui inizierà a coinvolgersi con te. Quando percepirà che tu non sei più disponibile, quando percepirà che tu non stai più pendendo dalle sue labbra, soltanto in questi casi. E allora dovrei mettercela tutta per fare questo, dovrei mettercela tutta per fare un salto quantico nella tua relazione, iniziare a somministrargli il rifiuto, abbandono, disistima, trattarlo come una merda. E allora riuscirai a ottenere dei risultati che neanche la tua più fervida immaginazione pensava di poter ottenere. E intanto iscriviti al canale e attiva la campanella, così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, perché questo io ho fatto tantissimi video, quindi se vai a vedere tutti i miei video su vari canali riuscirai a capire quali sono le cose che è giusto fare. Ma fondamentalmente quello che devi fare, quello che devi imparare a fare è a somministrargli abbandono, rifiuto, indifferenza, disistima, trattarlo come una merda, trattarlo come tratteresti un frigo rotto, trattarlo come tratteresti una lucidatrice che non funziona più, una lavatrice che non funziona più, e iniziare a concentrarti su altri uomini. Ferire anche il suo orgoglio di maschio, fargli capire indirettamente che non ti fa godere. Ecco, questo è un altro punto fondamentale. Non devi fargli credere che, ah, come lui non ce n'è, anzi, esattamente il contrario, devi fargli intendere che lui non è neanche capace a farti godere e quindi non vale niente neanche come maschio. Quindi vai a offendere il suo orgoglio di uomo e di maschio. E allora la clessidra potrà ribaltarsi, te lo posso garantire. Bene, quindi iscriviti al canale e mi raccomando, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.